Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi vi voglio mostrare la mia soluzione per quanto riguarda la connessione internet. E allora io viaggio spesso, ma la utilizzo anche a casa ogni tanto. E questa cos'è? Sono delle piccole chiavette internet che tramite una SIM daddy interna, eccola qui. Questa è la chiavetta interna. Tramite una SIM daddy interna, può essere un qualsiasi operatore, ovviamente con un piano che abbia un buon numero di gigabyte, perché ragazzi, dal momento in cui la piazzate qui e cominciate a connettere tablet, computer, anche smartphone, i giga se ne vanno. E va alimentata dalla USB. Cioè questa serve solo per alimentazione, cioè puoi prendere un qualsiasi power bank, per esempio, connetterla, infatti io la uso pure nei miei viaggi, mi basta un power bank, la collego, la SIM si interfaccia col satellite, tre LED nella parte superiore, uno che mi segnala segnale internet, due busta, cioè messaggio, perché questa SIM riceve anche SMS tramite poi il pannello, diciamo, di controllo che potrai aprire tramite browser. Potrai andare, diciamo, dentro le impostazioni della pennetta e leggere eventualmente se ci sono comunicazioni o anche dall'operatore quando ti dice la tua promozione sta scadendo, rinnovala, o giorno X ti scade la promozione, rinnovala. Se non hai un piano flat connesso alla banca, è molto importante avere appunto essere avvisato quando ti scade l'offerta. E poi c'è il LED numero 3. Dal momento in cui il LED Wi-Fi lampeggia e poi resta fisso, questo ragazzi si trasforma in un vero e proprio modem con Wi-Fi. Potrai andare a connettere vari dispositivi, non ha tra parentesi limitazioni al numero di dispositivi, ma è normale che più dispositivi ci saranno connessi, più lenta sarà la connessione internet cada uno. Se per esempio si guarda un film, l'altro pure un film e un altro vuole navigare, ovviamente che la velocità totale un po' rallenta. Tutto ovviamente dipende anche dall'operatore che utilizzi. Ci sono operatori, io per esempio con TIM sono riuscito a fare anche download di 100 megabyte per secondo con questa. Tramite connessione allo smartphone, ho fatto test, speed test, e mi ha dato 100 megabyte al secondo, che è una velocità consistentissima. Questa soluzione, ragazzi, ottima per essere portata in giro. Come visto, basta un power bank, una SIM daddy, stop. Potrai connettere lo smartphone, il tuo computer, per esempio quando sei in treno, quando stai viaggiando in auto, avere anche l'auto stessa connessa, se hai un autoradio con wifi, e puoi anche prestare la linea a un amico, perché ha un codice, univoco che è riportato sul corpo. Eccolo qui, qui ti dà anche il codice per l'accesso. Ha anche lo slot per una micro SD, può anche funzionare dunque da pendrive. E inoltre, ecco qui, monta due tipologie di SIM, SIM grande e nano SIM, che sarebbe, o meglio, micro SIM. Però lui le prende sia la nano che la micro che la normale. In base poi a quale tu hai, all'operatore, quelle normali di ora, le aggiornate sono tutte piccole. SIM, le grandi SIM ormai non si utilizzano più. Questa la utilizzo all'estero, è compatibile con SIM estere. Questa va bene per l'Europa. Questa è quella più prestazionale, è pagata 100 euro circa 3 anni fa. Idem questa, pagata una sessantina di euro.
Sono un 4G, attenzione, non arrivano al 5G perché ovviamente ai tempi non c'era ancora il 5G. 4G però, ragazzi, la velocità c'è, la velocità te la danno tutta e sono molto utili se appunto ti serve una connessione internet da condividere con altri dispositivi. Sul laterale abbiamo anche due porte, eccola qui, sulla Huawei. Porta 1, porta 2, cosa sono? Sono delle porte per antenna esterna. Potrei andare ad acquistare delle piccole antennine, metterle qui ed avere, diciamo, un segnale wifi più forte, più amplificato. Ragazzi, questa volendo la potete utilizzare anche a casa, cioè senza avere la rete fissa, modem fisso, utilizzate una di questa, un power bank o un caricabatterie se lo volete lasciare sempre acceso, comprate le antennine. Andate a installare le antennine, questa cosina si trasforma in un vero e proprio router, modem, dongle, come vuoi chiamarlo, lo chiami, 4G, con buone prestazioni, a un, diciamo, investimento, niente male. Se poi riesci a trovare una buona promozione, una buona offerta, flat, che ti costi poco, avrai internet per tutti, a buon prezzo. Per questo video è tutto, ragazzi, grazie per la visione, se ti è piaciuto un mi piace, un commento, fammi sapere se anche tu utilizzi queste chiavette, queste penne, questi modem in miniatura e niente, ragazzi, ciao e al prossimo video.